Ci abbiamo sperato, sembrava la volta buona. È questo il commento unanime tra gli esercenti di Piazza Cavour. Non ci credono più, dicono, eppure non mollano. Anzi, sembra che abbiano trovato nuova energia. Qualcuno addirittura è pronto a partire da zero, aprendo un nuovo chiostro. Oggi inauguriamo un negozio qua, un'altra attività. Ci vuole del coraggio, secondo me, per farlo in questo momento. Avremmo veramente piacere che l'amministrazione parlasse con noi e soprattutto proponesse delle soluzioni alla portata. Azzardata la mossa che stiamo facendo, però stiamo qua e cerchiamo di reagire e ridare vita a questo mercato, o altrimenti si fa festa. Io ho deciso il contrario, di reagire, ci provo. Da quanto trapela dai banchi del piazzone sembra essere sfumata l'opzione mercato del lusso firmato Pirani, l'unico gruppo imprenditoriale che aveva partecipato nell'autunno del 2018 alla manifestazione di interesse per il rilancio del mercato, oggi più che mai privo di vitalità. E anche quest'anno, sono convinti gli esercenti, rimarrà tutto fermo. Sempre promesse, promesse, sassi in piccionaia. Non è stato fatto niente. Io da tanti anni che sono qua ne ho sentite di cotte e di crude. Ora le ultime erano quelle che finalmente ci poteva essere qualcuno. E noi ci siamo un pochino così illusi, ci siamo illusi. Probabilmente non era vero. Siamo fiduciosi, ma purtroppo non si vede niente ancora. Il mercato ora è ridotto proprio male. Sarò bisnonna e forse vedrò a fare questo mercato. Non ci credo più. Stop.